è una foto di Freaks Out, l'attesissimo secondo film di Gabriele Mainetti, dopo Gigolo Bobo, un film in costume, un film ambientato negli anni 40. Anche questo ha una sceneggiatura meravigliosa, sarà pronto probabilmente non prima del gennaio dell'anno prossimo. È un film che ha avuto una lunga gestazione di scrittura, di produzione, ha girato, se non ricordo male, addirittura 26 settimane, se non ricordo male, quindi è un colossal italiano. Però da quello che abbiamo visto, la qualità delle immagini, del racconto è veramente di altissimo livello. Ecco, fare dei film, intanto possiamo anche andare a quella dopo, fare dei film con più muscoli, non solo un fatto economico, certo anche un fatto economico, sono film che hanno dei budget non proprio nella media del cinema italiano, però è importante perché dobbiamo provare, dobbiamo investire di più, dobbiamo cercare di rendere il nostro cinema più grande, più importante e più forte. E qui abbiamo il nostro Hammamet, e questa è una foto di Gianni Amelio ad Hammamet con Bettino Craxi, sembra proprio lui, come vedete. In realtà è Picchio Favino, come sappiamo, e queste anche sono delle foto inedite dal set che la produzione Pepito ci ha regalato oggi. Anche questo è un film che è in fase ancora di riprese, quindi non è difficile dare una idea di quando possa essere pronto ed uscire, comunque sicuramente nel prossimo inverno lo vedremo. E poi forse un'ultima. Non è questa, eccola qui. E questo è forse una foto che già avete visto, questa non inedita, è Benigni che fa Geppetto sul film di Pinocchio di Matteo Garrone. È stato bello, uno degli obiettivi della nostra vita professionale era quella di fare un film western, ci stiamo quasi, e di riportare Benigni al cinema. E questo è un fatto estremamente positivo per il cinema italiano, riportare una star, un artista così fantastico in un film dove io ho avuto la fortuna, l'onore di vedere dei dialoghi iniziali, di scambiarsi delle idee tra Matteo Garrone e Roberto Benigni, e devo dire che il livello di umiltà, intesa in senso positivo, di un signore che ha fatto la storia del cinema italiano, e dall'altra parte di un regista che comunque sia anche lui è un importante, proprio un livello di coesione, di umiltà reciproca, di affidarsi l'uno all'altro, è stato veramente significativo. Cioè vuol dire che quando c'è il talento a livello altissimo, in qualche modo ci si riconosce, no? Ho visto anche qualche scena con un set di Roberto che girava, e devo dire si è messo veramente al servizio di questo grande progetto. E credo che con questo abbiamo finito le foto inedite. Sì. C'è un'ultima cosa, sì, le foto, ah. Sì. C'è un'ultima cosa, no? Perché ci hai portato. O non c'è? Non me la ricordo. La cosa di Diavoli. Ah, scusate, abbiamo ragione, perdone, sono la vecchiaia che avanza con l'emozione del palco. Allora sì, c'è un ultimo film che vogliamo presentare, perché è un film a cui abbiamo lavorato per 2 anni solo per ottenere i diritti, non ci abbiamo ancora niente perché il film deve iniziare, però ci abbiamo fatto una cosa strana per presentare questo titolo alle giornate professionali, che vi voglio invece far vedere. È un film a cui teniamo moltissimo, perché è un film difficile da fare, un film in costume, un film italiano, che Diabolica è un personaggio italiano, dobbiamo rispettare le sorelle Giussani che hanno inventato Diabolik. Vediamo questo piccolo assaggio di Diabolik. Oltre a essere registi, stanno lavorando tantissimo sugli attori, sugli effetti speciali e quant'altro. Non possiamo ancora annunciare nulla perché ancora sono in fase di provinature, non è semplice scegliere i personaggi, però sicuramente sarà un film che segnerà pezzo di storia del cinema italiano rispetto al fumetto, e quindi siamo molto contenti che Astorina, che è appunto l'editore, abbia aderito in modo assolutamente fortissimo a questa storia, e quindi contiamo di realizzare un bellissimo film. Naturalmente noi come spettatori ce lo auguriamo.